Nome? Giulia. Sei uomo o donna? Questa la sapevo. Ciao a tutti, questo è il video delle 100 domande e iniziamo subito. Qual è il tuo soprannome? Le ho scritte tutte qua, comunque. Mi chiamano in diversi modi, mi chiamano Giuli, da piccola mi chiamavano addirittura Puglia, c'è chi mi chiama Cucciola, ho tanti soprannomi. Fidanzato? No. Segno zodiacale? Acquario. Sei uomo o donna? Colore dei capelli? Sono mora. Non so parlare, sono bruna. Occhi ce li ho verdi, ma cambiano rispetto al mio umore e al tempo. Stamattina li avevo grigi, adesso li ho verdi. Stasera più tardi li avrò azzurri. Altezza sono 1,71 più o meno. Vorresti cambiare il tuo nome? No, mi piace Giulia, credo mi rispecchi. Hai animali domestici? Sì, ho un cagnolino che si chiama Augusto, che avete visto anche nei miei scorsi video. E ho dei gatti. Una nera che si chiama Jenna, una color fumo che si chiama Lucy, Macchia che è pezzato e Lulu che è a strisce. Fumi no. Qual è il tuo animale preferito? Il cavallo, lo adoro. Qual è l'ultimo manga che hai letto? Renzi la strega. Ultimo libro letto, The Maze Runner, la mutazione, proprio finito. Adesso sto leggendo, finendo di leggere 50 sfumature di nero. Ultima cosa che hai bevuto? Acqua, prima, su, che ho appena cenato. Social network preferito? Facebook, direi, adoro guardare tutte le notizie delle pagine che seguo. La pagina web più visitata oggi? YouTube. Ultima canzone ascoltata? Love Me Like You Do di Ellie Goulding. Ultima volta che hai pianto? Ieri. Hai mai frequentato più persone contemporaneamente? No. Sei mai stata tradita? Sì. 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 Hai mai baciato qualcuno e poi ti sei pentito? Sì. Hai mai perso qualcuno di speciale? Sì. Sei mai stato depresso? Sempre, sono sempre depressa io. Sono sempre depressa, io sto malissimo per qualsiasi cosa, sono sempre depressa. Ti sei mai ubriacata e poi vomitato? No. Elenca tre colori che ti piacciono. Io cambio sempre colore, ma in questo periodo adoro il bianco, il verde pastello e il lilla. Li adoro. Di te stesso? No. Ti penti per le tue azioni? No. Anzi, certe volte sì, perché certe volte sono troppo timida e mi dico no, dovevo fare quella cosa, dopo me ne pento. Io lo so, succede sempre così. Fatto nuove conoscenze? No. Smesso di amare qualcuno? Sì. Ho riso fino a piangere sempre. Allora ragazze, io rido e piango. Voi dovete sapere questo mio grandissimo segreto, che adesso sta tutto YouTube. Però io quando rido piango, ma proprio piango, si vedono le lacrime, io piango sempre. Hai incontrato qualcuno che ti ha cambiato la vita? No. Capito chi sono i tuoi veri amici? Certo, quello sempre sicuro. Beccato qualcuno che stava parlando di te? No. Baciato qualcuno del tuo stesso sesso? No. Quante persone tra i tuoi amici di Facebook conosci realmente? Secondo me circa 200 persone le conosco che ho su Facebook. A che ora ti sei svegliata questa mattina? Questo. Che stavi facendo la notte scorsa a mezzanotte? Stavo guardando in TV su Premium Crime una serie televisiva. Qual è la cosa che ti auguri di cambiare della tua vita? Voglio trovare una persona che mi ami per quella che sono. Ecco. Che cosa stai ascoltando ora? C'è un orologio. Fa toc toc. Per te sono più importanti la salute o il denaro? La salute, sicuramente. Che cosa ti dà sui nervi in questo momento? L'orologio che fa toc toc. Cioccolato bianco o nero? Nero. Io adoro il fondente. Al latte o fondente? Fondente. Hai tatuaggi? No, ma mi piacerebbe averne uno piccolino. Mi piacerebbe averlo perché secondo me piccolino piccolino è carino. Piercing? No, ma non credo che starei bene con i piercing. Hai una cotta per qualcuno?
Ni. Cosa ti piace di te? Gli occhi. Sei destra o mancina? Destra. Hai cicatrici sul tuo corpo? No. Il ricordo più bello legato alla tua infanzia? Mia zia mi portava da tutte le parti, adesso mia zia non c'è più. Tanti baci, zia. Migliore amica? Elena e Laura. Primo sport cui hai partecipato? Sport. Non c'è sport. Cos'è? Primo animale domestico è stato un gatto, quello, il primo che ho conosciuto, che è Panì e Missy. Prima vacanza al mare a Cesenatico. Primo concerto, non ci sono mai stato a un concerto, spero di farne uno mio, però prima o poi. Prima cotta è stata nel 2012. Stai mangiando? No, però tra un po' vado a prendere il cibo. Stai bevendo? No, ma dopo che andrò a prendere il cibo avrò sete. Sei sul punto di picchiare chi ha scritto queste domande. Aspetti qualcosa a qualcuno? Aspetto che finiscano queste domande perché sono solo la 64esima. Quanti bambini vorresti avere? Penso uno, massimo due. Vuoi sposarti? Sì! Tuo uomo ideale? Ci ho messo un po' per identificare questa frase perché c'erano troppe barrette. Per essere divertente, geloso, non troppo però, e dolce. E la carriera che hai in mente? Io vorrei diventare una cantante con tutta me stessa. La brocchi? Le prime cose che guardo di un ragazzo sono le labbra e gli occhi. La prima cosa che guardo, no, sono gli occhi. Abbraccio o baci? Baci, ovvio. Vorresti un ragazzo più alto o più basso? Più alto. Più giovane o più vecchio? Della stessa età, ma anche più vecchio, boh, non di troppo. Sei romantica o spontanea? Romantica, romanticissima sono. Vorresti una bella pancia o delle belle braccia? Pancia, una bella pancia. Sei sensibile o superficiale? Sensibilissima. Storiella o relazione seria? Relazione seria, subito. Provocatrice, o indecisa? Indecisa. Tanto indecisa. Baciato una persona che non conoscevi? No. Bevuto liquore forte? No. Perso gli occhiali o le lenti a contatto? No. Fatto sesso al primo appuntamento? No. Spezzato il cuore di qualcuno? Quasi. Mi dispiace. Avuto il cuore spezzato? Non ci stanno sulle dita delle mani. Pianto per la morte di qualcuno? Sì. Avuto una cotta per un tuo amico? Sì. Ti sei mai ubriacata? No. Sei mai stata arrestata? No. In te prevale sentimento o ragione? Sentimento. Avuto una cotta per una persona del tuo stesso sesso? No. Avuto più di un ragazzo contemporaneamente? No. Detto a qualcuno che lo ami e non era vero? No. Credi in te stesso? Poco. Poco. Nei miracoli? Sì. Nell'amore a prima vista? Sì, tantissimo. Nel paradiso? Sì. Nel vero amore? Tanto, tanto, tanto. Nel bacio al primo appuntamento? Se due si amano, perché non si devono baciare? Negli angeli? Sì, io credo in tutto. C'è una persona che vorresti lì con te adesso? Benissimo. Comunque sì, vorrei che ci fosse qualcun altro al posto di lui. Credi di piacere a qualcuno? Ultima domanda. Non credo. So di piacere a qualcuno, anche più di uno. Spero che questo video non vi abbia annoiato. Vi mando tanti baci, continuate a seguirmi. Iscrivetevi al canale se volete e tanti baci. Ciao!